Cresce la tensione in Medio Oriente, nuovi raid anglo-americani contro aiuti nello Yemen. A Gaza, dopo l'accordo tra Tel Aviv e Hamas, attesi aiuti umanitari e medicinali per gli ostaggi israeliani. Nella notte, altri 81 morti nei bombardamenti israeliani in Cisgiordania, mentre l'esercito dello Stato ebraico annuncia l'uccisione di un leader terrorista nel campo profughi di Nablus. Intanto preoccupano i recenti attacchi missilistici iraniani che, dopo la Siria e Iraq, hanno colpito anche il Pakistan, per i rischi di un coinvolgimento di Teheran nel conflitto.